Allora, amici, siamo qui oggi riuniti, potrei dire, perché dobbiamo continuare finalmente a lavorare sui testi e Nicolas ha preso molto, molto, molto seriamente la situazione, tant'è che ha fatto tipo una postazione da ufficio Questa è. e quindi adesso iniziamo a lavorare, sarà un lavoro che durerà 2 giorni, molto difficile, molto, molto duro, non so se siamo pronti. Tu sei pronto? Mai stato pronto. Esatto, neanch'io. Vabbè, ci vediamo Dai. dopo, vediamo se uscirà del sangue. Ciao. L'ho detto, ho fatto una cazzata, non si può dire tutto in una telefonata. Ho aperto la mia gabbia toracica e ci ho trovato una sostanza acida. Io ho letto. Dimmi, Niki, ma com'è cambiare un testo che hai già scritto? Allora, è strano perché ovviamente avendo questo testo l'ho scritto proprio tutto da capo a fondo e quindi all'inizio è stato un po' strano pensare di mettermi a cambiare delle cose, però effettivamente visto che era un testo molto denso cercherei di asciugarlo un po', cambiare qualcosa a livello ritmico e appunto anche a livello melodico, in realtà è super interessante perché poi vedi che quando asciughi effettivamente funziona meglio e si capisce tutto meglio. Quindi in realtà è strano all'inizio, però poi quando, come dire, vedi che il risultato finale è figo, è una Quando hai dei figata. validi compagni. Esatto, soprattutto quello. Vivo intensamente questa vita logorante. Non so dove andrò, non so chi sarò. C'è un fine, ho un fine, vai Ale, cos'è che ci hai promesso? che domani mattina arrivo alle 9:30 con le brioche. Eccoci, Madonna tornati a Santa. casa. Scopriremo solo domani se Ale manterrà la sua parola. Esatto. In Speriamo. teoria ci deve portare i cornetti alle 9:30, 10, tanto sarà alle 10. Noi alle 10 arriviamo, se lui può arrivare alle 9:30, Sì, tanto meglio. Ma non esatto. succederà mai, però spero nei cornetti, sinceramente. 9:35, ovviamente sono da solo, nessunissima brioche. E vabbè, sono rincoglionito, ma adesso facciamo partire la stufa e si riparte con questa giornata. Siamo su. Accendiamo e aspettiamo. Cosa abbiamo qua? Attenzione, Alessio ha mantenuto la promessa. È arrivato alle 11 meno 10, dovevamo vederci alle 10, lui aveva detto 9 e mezza. Però, guardate Almeno i qua. cornettazzi ci Ta-ta-ta. Adesso sono. facciamo colazione e poi proviamo a lavorare ancora un po' sui testi, vediamo che succede. Vabbè, raga, non ce l'ho L'hai fatta. cambiato adesso? Ammetto di essere stato molto in ritardo stamattina. Avevo promesso le 9:30 con le brioche. Sono arrivato 11 meno 10 con le brioche, però. Vai a fanculo, Ale. Coglione. Dai, non fare il finto incazzato. E vabbè, Beh, qua rimangono i più belli, ragazzi. Vabbè, comunque, dai, oggi però farò un lavoro fatto bene e mi farò perdonare. Sarò super Un attivo lavoro fatto bene su cosa? sui testi, su tutto quello che dobbiamo fare. Bene, vi facciamo sapere com'è A andata. dopo. Per prendermi cura di te. Seconda strofa. E qua c'avevamo la cosa. Se farlo, buttarlo sull'ironia o. Giusto? No, qua dicevamo. Ce la facciamo? Ce Sì. la facciamo, Lori. Minchia! Praticamente cambierei e la terza. Perché in effetti non si capisce un cazzo. Merda! Grazie alla tua febbre. Quella lì dice. Però, boh, se vogliamo dargli proprio un'altra collocazione, famolo. Persona ci sarà per sempre e così come prima non l'hai cagata, e il fatto di dire
tutto la cartaccia in marca, poi vabbè, però perché dai per scontato che quella roba lì non avrà un... Okay, perché a me non so, sentivo la necessità del tipo di dire in questo mare che diamo per scontato possa nascondere. No, il fatto è che in questo mare che noi diamo per scontato che ci sarà per sempre, ci buttiamo dentro la merda. No, è proprio il mare che tu dai per scontato. Per scontato proprio... che ci sarà quella roba, è come prima, cioè tu dai anche per scontato che quella persona ci sarà per sempre e quindi a un certo punto inizierò a non cagarla più e non considerarla più di tanto. Allo stesso modo dai per scontato che il mare ci sarà sempre e non ti preoccupi delle tue azioni sul mare che invece gli possono fare male. Ho capito, le altre anni c'è una firma indelebile dentro le pesce. Sono felicissimo, stanchissimo. Sono felicissimo perché so io quello che ho passato. 2 mesi fa mi voglio dire che mia mamma a casa mia. Il 25 ottobre sono doppia cifra. Merda! Congiunzione, lasciare una virgola e quindi un minimo ci di sta, pausa. Ci sta. Usiamo le persone, le gettiamo in fretta. Tanto, o pausa tanto o anche uguale. Cioè sì, nel senso alla fine non usiamo cambia. Le persone, le gettiamo in fretta. Sì, ci sta. Le gettiamo in fretta. Raga, questo è il computer di Nicolas, cioè dei quattro, indubbiamente, vabbè, il più bello, ma il secondo in classifica sono io. Allora, raga, piccolo grandissimo inconveniente, abbiamo registrato clip per 2 giorni e in realtà le clip di ieri non si sentono, cioè sono tutte mute perché il microfonino nuovo di Nicolas non ha funzionato a dovere. Quindi Henry ci fa un bellissimo recappino di cosa volevamo fare e di cosa effettivamente abbiamo fatto in queste 2 giorni. Allora, quello che vi siete perso sono stati le revisioni dei testi e delle linee vocali di alcune canzoni, perché è un lavoro che dovevamo fare da tempo, ma abbiamo provato a farlo su Skype ed era una rottura di e quindi... E questo è il lavoro grosso che volevamo affrontare. Esatto, e che abbiamo affrontato. Però niente, abbiamo sfruttato la situazione. Già che c'eravamo, che eravamo tutti insieme, abbiamo fatto un salotto, che vedrete, e un nuovo format che non vi spoilerò, però diciamo che è tutto girato in un cesso. Adesso Nicolas, che ha commesso l'errore, si sta selezionando le clip. Ma sono già selezionate. Ah giusto, tra quelle che si sentono e quelle che non si sentono. Vabbè, quindi potremmo concludere su Lore che ci suona un blues. Non è un blues. Non è neanche... È un country. È un country. Bene, direi che il video può finire. Probabilmente durerà meno di quello che pensavamo. Esatto, sarebbe stato molto più divertente con le altre clip. Però se volete... facciamo un montaggio senza audio con quelle clip e voi ci mettete l'audio sopra. Comunque, per chi ha visto il video fin qua e sa che è colpa di Nicolas, può scrivere. Guarda, io... può scrivere Nicolas nei commenti. Ma guarda che se guardiamo la prima clip registrata sei tu, non io. Ma guarda. Io con la tua fotocamera. Sì. Guarda. No, sono io, penso. Vabbè, ma me l'hai dato tu, me l'hai preparata tu la cosa. Adesso guardiamo chi è il colpevole. Aspetta. Me l'hai preparata tu, non è che... Ieri non ho toccato la fotocamera, quindi... Vabbè, ragazzi, c'è sempre una roba da dire. Chi non lavora non sbaglia. Bene, ragazzi, ci vediamo. Concludo il video su Henry. Ciao, alla prossima settimana.